In questo video andremo a simulare tutta la carriera di Kenan Yıldız, il classe 2005 di proprietà della Juventus, il nuovo fenomeno. Eccoci qua ragazzi con un nuovissimo video, qua sotto vedete Kenan Yıldız e come abbiamo già fatto per Sule, per Zizé e per Kvara andremo adesso a simulare tutta la sua carriera. Si parte con la maglia della Juve e chissà dove si finirà. Adesso ha 18 anni e alla fine di questa simulazione ne avrà 28, perché andiamo a simulare 10 anni della carriera. Di più non ha senso perché poi raga iniziano a mettere i regeni, i giocatori si ritirano e quindi non avrebbe senso. Ma 10 anni sono già abbastanza per capire in quali squadre arriverà a giocare, quanto diventerà di overall, quanti gol farà, quanti trofei vincerà, in quale campionato si ambienterà al meglio. Raga, ci sarà da divertirsi. E quindi inizia adesso l'avventura di Kenan Yıldız, la sua carriera. Mi raccomando, commentate qua sotto con quale altro giocatore volete che faccio questa serie delle 10 stagioni di simulazione. E poi un mi piace qua sotto e un'iscrizione al canale se vi piacciono i miei contenuti. Io direi che possiamo iniziare ragazzi. Prima stagione Yıldız parte alla Juve, perché è quella della realtà. Ovviamente per ora lo terremo, non sarà un titolarissimo, però comunque speriamo che riuscirà a entrare nelle rotazioni, perché è un po' quello che sta succedendo in realtà con Allegri, che all'inizio un po' l'ha lasciato fuori e poi lo sta facendo giocare. Quindi vediamo un attimo come muoverci. Come funzionerà questo video raga ve lo vado a spiegare subitissimo. Ogni stagione io andrò a fare tutti quanti gli obiettivi, queste cose noiose, perché sennò mi esonerano. E allo stesso tempo, sia per fare gli obiettivi, sia per migliorare la squadra e per far performare al meglio il nostro giocatore, andrò a fare un po' di calciomercato, anche non troppo realistico, ma sarà tutto fatto per far andare al meglio il nostro giocatore. In questo video vedrete le prime 5 stagioni, che sarà già un video bello bello lungo, mentre le altre 5, se questo video arriva a 2500 mi piace, le vedrete già domani. Quindi le ultime 5 stagioni della carriera di Yıldız. Io direi che possiamo iniziare raga, questa è la formazione. Ora capisco un attimo cosa fare con Yıldız, vado a fare gli obiettivi, il calciomercato e poi ci vediamo per iniziare la prima stagione di Kenan Yıldız. Ok ragazzi, ho messo a posto la squadra, ho dovuto fare alcuni acquisti per gli obiettivi e per non farmi esonerare, quindi abbiamo preso, vabbè, Guardiol, Saliba, Madueke, ma non ci interessa. Ciò che conta è che Yıldız è qua in panchina, ovviamente non è titolare, ho voluto tenere davanti sia Vlahovic che Ken. In questo modo Yıldız subentrerà un po' come sta accadendo nella realtà e magari poi diventerà titolare nel corso della stagione. Vediamo come andrà la sua prima stagione raga. Dovesse giocare poco, potremmo valutare a fine anno di mandarlo in prestito da qualche parte, che secondo me è un qualcosa che potrebbe succedere anche nella realtà. Yıldız quest'anno si sta facendo vedere, magari un anno in qualche altra squadra un po' più piccola, come aveva fatto per esempio Giovinco ai tempi, potrebbe essere buono. Dunque simuliamo la prima stagione della carriera di Yıldız. Vamo, ci vediamo al 1 febbraio per il primo recap. Bene, siamo al 1 febbraio, è il momento di farci un po' un'idea di cosa sta combinando il nostro Yıldız. Starà giocando? Questa è una cosa molto interessante. Allora, intanto secondo posto in campionato, ricordiamoci che è anche importante come andiamo noi come squadra, ma più che altro per Yıldız, perché potrebbe mettere dei trofei in cascina. Coppa Italia siamo ancora dentro, molto bene. Champions League cosa la guarda a fare? Per una Juve non c'è in Champions quest'anno, mi ero dimenticato questo dettaglio. Hub rosa, statistiche, ordina per gol, ovviamente non c'è Yıldız, mi sa che ci conviene andare a cercarlo in qualche altro modo. Kenan Yıldız, 11 presenze, 0 gol e 0 assist, però sta giocando ragazzi, cioè ovviamente non sarà titolare però sta subentrando, quindi per il primo anno può andare. E la cosa molto interessante è che ha già preso più 2 di over. Allora vediamo il piano di crescita, se ne può mettere uno più veloce. Io gli metterei questo qua, facciamolo crescere, crescere, crescere. Questa prima stagione è quella un po' per capire se è fatto per il nostro calcio. Nella prossima, ve l'ho detto, potrebbe andare in prestito, quindi molto probabilmente a fine anno raggiungiamo la lista prestiti. E poi in quel caso capisco se andare io nell'altra squadra o rimanere alla Juve, perché comunque posso vedere le statistiche se rimango alla Juve essendo in prestito, quindi è un po' da capire. Ora in ogni caso andiamo fino al 1 giugno per la conclusione della prima stagione di Yıldız. Un gol, dai, non chiedo tanto, come nella realtà. Fai un gol, fai la tua prima rete in Serie A. Questa raga penso sia la simulazione della carriera più difficile che ho fatto finora, perché è un giocatore con un overall basso che comunque non gioca, quindi sarà dura farlo diventare un campione, ma ci proviamo raga, ci proviamo. 1 giugno 2024 è il momento dei primi verdetti. Intanto abbiamo vinto lo scudetto, quindi primo trofeo per Yıldız, anche se non da protagonista, però GG, la Juve torna in Champions. Coppa Italia, abbiamo vinto pure la Coppa Italia. Oh, che fai? Te ne privi? Non te ne privi. Altro da guardare, non c'è, vero? No, la Supercoppa Italiana che l'hanno modificata, però mi sa che la Juve non la fa lo stesso. No, infatti non ci appare. Bene, 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 cioè, bene no. Vediamo se Yıldız ha fatto il suo primo gol, raga, e quanto è cresciuto di overall. Sarà molto interessante questa cosa. Statistiche, ordina per ruolo che facciamo prima. Kenan Yıldız ha 18 presenze, 0 gol, 0 assist, però più 3 di overall. Ragazzi, io direi che se andiamo avanti così all'infinito Yıldız non diventerà mai un campione. Ma anche nella realtà ovviamente Yıldız ha una certa, se non è cresciuto abbastanza verrà mandato in prestito, perché comunque un bel prospetto. Quindi
aggiungi alla lista prestiti, raga. Prima sono di Leeds, così così. Però adesso è il momento di sbocciare, è il momento di andare in una squadra dove può essere messo al centro del progetto. Un po' come è successo sempre nella realtà con Sule, Caio Jorge, Barrenechea, che la Juve gli ha mandati al Frosinone. Quindi vediamo un po', raga, vediamo che offerte arrivano e capiamo cosa fare con Kenan Yıldız. Seconda stagione. Tra l'altro manca a farla apposta, guardate che messaggio ci arriva dal gioco. Juventus, non c'è spazio per Yıldız. Svolta di carriera per il giovane Kenan Yıldız. Dopo che la squadra Juventus ha deciso di lasciarlo partire in prestito, finora il ragazzo ha collezionato poche presenze con il club, ma si spera che giocare regolarmente gli permetterà di mettere in risalto tutto il proprio talento. Il 19enne in attesa che arrivi l'offerta giusta prima di decidere con quale squadra accasarsi. Al bacio. Bene bene bene, seconda stagione raga. Ora aspetto di vedere dove va Yıldız, quindi quali squadre arrivano, e poi capisco se andare in quella squadra o rimanere alla Juve, perché comunque secondo me dalla Juve si può vedere, cioè si può vedere cosa fa, quindi potrebbe non aver senso dover andare via, che ne so, dico una squadra a caso, al Verona per poi tornare alla Juve, quindi vediamo. Intanto speriamo che arrivino offerte per Yıldız, che io l'ho messo in prestito, però non è detto che arrivano offerte. Continua ad arrivare solo offerte per Rugani, vabbè Rugani lo vendo, dai, ciao, ciao Rugani, ciao. Fatemi verificare solo che Yıldız sia effettivamente in lista prestiti. Non vorrei aver sbagliato qualcosa. Kenan Yıldız, sì, in lista prestiti. Tra l'altro in scadenza, quindi rinnoviamo neanche il contratto, va, che non si sa mai. Cedibile in prestito. Boh, vediamo che succede. Ok, offerta per il prestito di Yıldız. Attenzione al Beşiktaş. Yıldız che va a giocare nel suo paese, perché lui è turco. Ci può stare come scelta, ragazzi. Ci può stare, sapete, alla grande. Si può trovare a suo agio. Può parlare bene la sua lingua natale con tutti quanti. Non lo so ragazzi, ci può stare, sapete. Io... come fa? Cosa devo fare? Tratta? Tratta, sì. Però voglio che giochi, quindi controlliamo un attimo. Allora, prestito con diritto di riscatto. No, ovviamente no, cioè senza diritto di riscatto. Ok, gli va bene uguale. Durata prestito 2 anni. No, noi facciamo 1 anno di prestito, 2 anni non ha senso. Perfetto. Chi paga lo stipendio lo possiamo pagare noi. Hanno accettato, quindi Yıldız è andato al Beşiktaş. Stanno trattando con la squadra. Capiamo un attimo, andiamo avanti di qualche giorno. Non so come funziona, non ho mai fatto un prestito su FC24, raga. Ce l'ho ancora in rosa, fa vedere. È ancora qua, mi dà contattato dal Beşiktaş. Vabbè, in teoria l'accordo dovrebbe averlo trovato. Eccolo qua. No, non penso sia Yıldız. Cioè, o è fatto male o non è Yıldız. Ok, no, questo è Nicolus di Caviglia. Ed Yıldız, non ho notizie, raga, io. Cioè, mi sa che stanno ancora trattando. Vabbè, falli trattare. Eccolo qua, Yıldız in prestito, mi è arrivata la notifica. Ed eccolo qua. Yıldız che va via momentaneamente della Juve per farsi le ossa in un campionato molto duro come quello turco, per tornare poi per essere uno dei protagonisti di questa squadra. Quindi 12 mesi in prestito. Ora voglio vedere se mi fa vedere l'andamento di Yıldız della stagione, perché se me lo fa vedere siamo a posto. Allora, Abrosa in teoria dovrebbe farmelo vedere, vediamo. Ordina per ruolo, eccolo qua. Se io vado anche da statistiche mi fa vedere quanti gol, quanti assist e quante cose fa, credo, perché qua mi dice Serie A, Coppa Italia. Non lo so, non lo so. Perché ho paura che se vado al Beşiktaş poi è un disastro tornare a casa. Intanto ci fa vedere la crescita di overall. Vorrei capire un attimo. Non ho idea, raga. Non ho idea. In qualche modo adesso facciamo comunque. Al massimo ci perdiamo le statistiche della stagione in prestito al Beşiktaş. Cioè, non mi sembrano così importanti. Tra l'altro possiamo anche vedere poi invece come va il Beşiktaş. Quindi se lui vince lo scudetto possiamo vederlo, perché da qua possiamo vedere tutti gli altri campionati. Forse è meglio mandarlo in Serie A per il bene del video. Però noi dobbiamo fare le cose realistiche, raga, non ci interessa. Quindi giusto così. Allora io direi a questo punto stiamo alla Juve, perché se andiamo al Beşiktaş solo per Yıldız, raga, rischiamo di fare i danni. Vado a fare obiettivi, calciomercato, tutte le cose. E ci vediamo al 1 febbraio per capire come sta andando Yıldız. Secondo me, essendo che è in prestito, dovrebbe farci vedere come sta andando, perché noi dobbiamo avere il potere di capire se richiamarlo. Quindi vediamo. Ok raga, siamo al 1 febbraio, ma ho una brutta notizia da darvi, perché l'ho verificato prima e purtroppo non so per quale bug strano, ma non si può vedere cosa sta facendo Yıldız. Nel senso che ci dice 0 gol, 0 presenze, 0 assist, perché conta quelle in Serie A, in Coppa Italia, in Supercoppa o in Champions League, nelle competizioni in cui è la squadra di proprietà di Yıldız. Dunque, l'unica cosa che possiamo vedere quindi è come sta andando il Beşiktaş, che è la squadra di Yıldız, in campionato e nelle eventuali coppe europee. Dunque, andiamo prima a vedere in campionato. Intanto devo capire qual è il campionato, perché qua non è molto facile. Ok, Trendle Super League. Il Beşiktaş è al 5º posto. Penso in linea? Non lo so. Vediamo se è per caso anche in qualche coppa europea. Il debutto di Yıldız in Europa. Vediamo un po'. Allora, Champions League abbiamo visto che non c'è. Europa League, potrebbe esserci il Beşiktaş? No, non c'è neanche in Europa League. Riverifichiamo per correttezza in Champions, ma ho paura di no. Sarebbe stato bello se fosse lo stesso girone della Juve, ma non si può vedere. Quindi no, rimane la Conference League. Se no, andiamo direttamente a fine stagione, raga, e vediamo almeno quanto è cresciuto. Bene,
è andato in una squadra che non è in nessuna coppa europea. È andato a farsi le ossa, ma non tanto, anche se il campionato turco è bello bello tosto. Vediamo solamente quanto è cresciuto di overall. È cresciuto già di un altro 2. Non possiamo fare neanche il piano di crescita. E quindi niente, ragazzi, andiamo a fine stagione, vediamo solo quanto cresce e se vince il campionato turco. Almeno sarebbe un trofeo in più. Non possiamo vedere neanche la coppa di Turchia, ma quella mi sa che non c'è neanche nel gioco. Vabbè, raga, ci vediamo al 1° giugno, per forza. Allora, ragazzi, sono arrivato a giugno e la cosa divertente è che siamo in finale di Champions, ma non ci interessa perché non avendo Yıldız in squadra è come se non l'avesse vinta. Infatti la Juve l'ha vinta, ma non l'ha vinta Yıldız perché non c'era. Quindi questa cosa è molto molto triste. Ora andiamo a vedere un po' come è andato il nostro Yıldız. Vediamo se da qua per caso si è sbuggato, ma ho forti 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 dubbi. 0 presenze, 0 gol, 0 assist, ok. Più 2 di overall, quindi è un 70. Poteva fare meglio forse. Vediamo cosa ha combinato nell'unica cosa che ci fa vedere, ovvero il suo campionato. E poi torna da noi. Non so se è stata una buona mossa questo prestito a questo punto. Boh, vedremo. Randall Super League. No, secondo posto. Poteva vincere il suo primo campionato da semi protagonista, perché immagino abbia giocato. Non possiamo vedere altro. Quindi raga, io senza sprecare altro tempo andrei dentro con la terza stagione. Statistiche di questa stagione: presenze, boh, gol, boh, assist, boh. Spoiler ragazzi, mentre entriamo nella terza stagione, ho deciso che sento che questa stagione l'abbiamo un po' sprecata, ve ne faccio 11 per Yıldız, non solo 10, e ne avrete 6 nel primo video, che è questo qua, quindi ci sarà da divertirsi. Ora, Yıldız dovrebbe essere tornato, in teoria, eccolo qua, 71, ha preso un altro più 1, io direi che è il momento di dargli un po' di spazio, quindi non saprei cosa fare. Cioè, potremmo anche andare a vendere Kent per lasciare solo spazio a Yıldız, però non sarebbe corretto. Quindi andrò a fare una cosa che secondo me lo fa giocare, ma non troppo, il giusto. Cambio la posizione qua, mettiamo che qua ci va un AT, così Yıldız è l'unico AT che abbiamo. In questo modo dovrebbe alternarsi con Ken. Non sarà ancora titolare, ma ci può stare, raga. C'ha 20 anni, 71 di overall, ci può stare. Vado a fare le solite cose, raga, e speriamo che questa sia la stagione in cui Yıldız cresce così tanto da diventare titolare nella prossima, da farmi vendere tutti pur di farlo giocare. Bene, 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 ho finito tutti gli obiettivi, raga. Tutto bello, verde, come mi piace. E ho fatto quella roba lì per permettere a Yıldız di giocare qualcosina, anche perché ho fatto caso al fatto che lui fosse AT, no? E se io giocavo col modulo con 2 ATT è normale che non gioca, raga. Quindi qua abbiamo messo AT. Spiace per Ken che giocherà un po' meno, ma è il momento di Yıldız brillare. Quindi andiamo fino al 1° febbraio. Tra l'altro abbiamo già la Supercoppa. Aspettate, la Supercoppa ce la vediamo insieme. 3, 2, 1. Abbiamo vinto 3-0. Calma, calma, calma. Posso vedere se ha segnato Yıldız? No, non posso. Allora andiamo fino al 1° febbraio. Dai, 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 dai. Sbloccati Yıldız, che non hai ancora fatto un gol. Siamo al terzo anno, dai. 1° febbraio è il momento della verità, ragazzi. Intanto la squadra sta crescendo in maniera esponenziale, perché davvero, mamma mia, ma 2 che 87, ma non ci interessa, il video è sul nostro Yıldız, quindi. Campionato secondo posto, ok, a pari punti. Coppa Italia, siamo dentro. Supercoppa, abbiamo perso, fantastico. E Champions League, abbiamo passato il girone, siamo contro il PSG. Secondo posto, dietro al Manchester United, tra l'altro adesso dovrebbe esserci anche il Beşiktaş, se non sbaglio. Forse va solo la prima della Turchia. Sì, va solo la prima, vabbè. Yıldız, ti prego, dimmi che stai giocando. Dimmelo, dimmelo, se no devo inventarmi qualcosa. Statistiche, ordina per ruolo. Ok, ok, che Yıldız inizia a fare sul serio. 16 presenze, quindi il piano di mettere a T è servito, perché si sta alternando con Moise Kean. 16 presenze, 2 gol e 3 assist. Kean ne ha fatte 26, ci può stare, raga, per la stagione di ritorno tra i grandi. 20 anni, mi piace, mi piace, mi piace. Andiamo fino a fine stagione, finalmente Yıldız è sbloccato. Chissà che l'anno prossimo non possa crescere così tanto da essere il titolare. Piano di crescita? Vediamo un po'. Veloce, veloce il piano di crescita. Una settimana ci mette. Cresce il nostro Yıldız, cresce il nostro Yıldız. Vamo, vamo, vamo. Ok, finisce il campionato con la vittoria 3-0 con l'Inter. Molto bene, siamo a forte rischio esonero però, perché non vedo la Champions League. No, siamo usciti con Liverpool. 12-11 ai rigori. Vabbè, vabbè, vediamo che ha combinato Yıldız. Se ha vinto qualcos'altro. Secondo posto in campionato nonostante la vittoria dell'ultima giornata con l'Inter. Non bene. Supercoppa avevamo visto che l'abbiamo persa. Coppa Italia l'abbiamo vinta col Sassuolo, quindi almeno un trofeo. E Champions League siamo usciti davvero così? Ma dai, ai rigori 12-11. E poi avremmo beccato lo United. 4 inglesi in semifinale, finale derby inglese. Oh, l'inglese sta riprendendo tutto, almeno in questa simulazione. Vediamo però il nostro Yıldız, che quest'anno ha vinto solamente la Coppa Italia. Attenzione, prima aveva fatto 16 presenze. E adesso... dove sei, Kenan? Dove sei? 22 presenze, 2 gol e 3 assist. 73 di overall. Calma, calma, calma. Piano di crescita? Mettiamogli quello più rapido. 5 settimane. Ok, ok. Si affaccerà la nuova stagione con 74/75 di overall. Potrebbe essere l'anno in cui, raga, voglio dargli una chance. Voglio provare a togliere tutta la concorrenza nel suo ruolo.
vediamo, quarta stagione di Yıldız, 73 di overall, 21 anni, ancora alla Juve ovviamente. Bene, siamo dentro la quarta stagione, ne mancano 3 per questa prima parte della carriera di Yıldız. Ora, quello che voglio fare raga è provare a fare un anno dove Yıldız sarà protagonista, quindi andiamo a mettere in vendita tutti quanti i giocatori che possono dargli fastidio. In realtà Vlahovic no, perché è titolare. Qui andiamo a mettere in vendita Kane, Morata. Cosa ci facciamo a Morata qua? Vabbè, via Morata. Teniamo Yıldız che è salito ancora di 1, 74. Quest'anno glielo facciamo fare da titolare, raga. Se anche da titolare, senza concorrenza, dovesse giocare poco, dovesse fare pochi gol o altro, valutiamo una cessione a titolo definitivo di Kenan Yıldız. Vediamo un po'. Vado a fare obiettivi, calciomercato, ci vediamo alla fine, come al solito, per poi fare la simulazione. Dai Yıldız, dai Yıldız, credo in te, credo in te. Piano di crescita. Ok, 16 settimane, sì, mi sa che è ora di cambiare aria, non lo so, vediamo, vediamo, dai, magari si sblocca. Ragazzi, scusate l'interruzione, ma questa cosa fa molto ridere, è arrivata un'offerta dall'Inter di 145 milioni per Ken. Beh, lo auguro alla Juve che Ken riescano a venderlo a questa cifra tra 4 anni, ma follia, follia. Ci siamo, obiettivi, calciomercato e tutto quanto finito, ragazzi, ho fatto il possibile, dobbiamo vincere il campionato, vincere la coppa, sì, andiamo avanti. Primo febbraio. Ti prego Yıldız, è la tua stagione, ti sto dando l'ultima occasione, al quarto anno, ancora hai fatto molto poco, sei cresciuto poco, ma adesso è la stagione della svolta. Vai Yıldız! Primo febbraio, ora più che mai è il momento della verità, siamo già usciti dalla Coppa Italia ho visto, terzo posto in campionato, ma io ho fatto una squadra clamorosa, mi sa che Yıldız non sta rendendo al meglio, in Champions siamo almeno ancora dentro, sì, contro il Porto, oh, primo posto davanti al Barça, molto molto bene, Supercoppa Italiana? Ovviamente non l'abbiamo vinta Sassuolo in finale. L'unica gioia può essere Yıldız che sta giocando. Io non chiedo i gol, chiedo almeno che stia giocando. Poi i gol ci pensiamo dopo. Oh, 30 presenze, però un gol e un assist. Mi sa che questo è l'ultimo anno di Yıldız alla Juve. Mi sa proprio di sì. Un gol e un assist e sta giocando, raga. Sta anche crescendo perché ha fatto un altro più due. Però di sto passo, raga, la vedo dura. La vedo molto, 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 molto dura. Ma è felice almeno, fatemi vedere. Forma fisica 16. No raga, morale contento, no, tra l'altro dobbiamo rinnovare il contratto, assolutamente, situazione drammatica, fine stagione, fine della quarta stagione, questa challenge con Yıldız è più difficile del previsto. Allora, siamo verso fine stagione, la cosa positiva è che abbiamo battuto il Real Madrid in semifinale e il City ai quarti, quindi almeno siamo in finale di Champions, non dovrebbero esonerarci. Yıldız non so come sta andando, siamo in finale di Champions contro l'Arsenal, andiamo a simulare questa partita e incrociamo le dita. La vedo, ma proprio, ma non dura, durissima. Andiamo con la finale. Yıldız ovviamente è titolare, 75 di overall. In mezzo a questa squadra sfigura un po', ma non importa. Ha segnato, sì, ha segnato il rigore. Ha segnato, in finale di Champions Yıldız. Calma, 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 calma. Questo magari può essere il gol che gli svolta la carriera. Gli dà consapevolezza. Vediamo un po', dai, vediamo un po' come è andato Yıldız. Allora, partiamo dai trofei di squadra. Campionato non vinto. Supercoppa non vinta. Coppa Italia non vinta. Champions League non vinta. È andato bene, devo dire. Supercoppa, Napoli, ok. E Supercoppa Italiana avevamo visto che non l'abbiamo vinta. Quindi zero trofei per Yıldız. Molto bene, molto bene. Era a 30 presenze nella prima metà di campionato. Vediamo adesso. Ordina per presenze. 51 presenze, quindi ha giocato praticamente da titolarissimo, però 3 gol e un assist. Ragazzi, quinta stagione, aggiungere i trasferimenti, Yıldız non sei ancora pronto per una squadra come la Juventus. Deve andare a farti le ossa e quindi cessione di Kenan. Yıldız, vamo! Iniziamo la quinta stagione. Bene, siamo dentro la quinta stagione, raga, e ho messo in vendita Yıldız, come avete ben visto, quindi capiamo un attimo che fare. È già arrivata un'offerta, ovviamente noi, raga, però non lo venderemo a una squadra forte, perché non avrebbe senso venderlo al Real Madrid, al Liverpool, al Barcellona, anche perché se non gioca la Juve, figuriamoci al Real Madrid. È arrivata un'offerta del Salisburgo. Ora, l'unico problema è che purtroppo, raga, non c'è modo di andare in una squadra che non è nei top 5 campionati, perché il gioco non ti manda le offerte. Quindi dobbiamo evitare questa squadra, dobbiamo far finta di niente e andare avanti, sperando che arrivi un'offerta da una squadra mediocre dei top 5 campionati. Sarebbe meglio in Italia, eh. Penso che non farò mai più, raga, un video di questo tipo con un giocatore che parte con un overall così basso, perché è davvero complicato, complicato. Vabbè, se non dovessimo riuscire a trovare il modo di andare nella squadra che lo compra, raga, niente, rimane la Juve, Yıldız, ancora per un po', è l'unica cosa che possiamo fare. Ma ora ci penso io. Ok, altra offerta per il nostro buon Yıldız è l'Union Berlin. L'Union Berlin sarebbe una bella squadra, raga, perché va in un altro campionato, è una squadra di medio-alto livello, però dove potrebbe giocare...
Non lo so, aspetta ancora un attimo. Voglio vedere se arriva qualcosa in Serie A, raga. Però faccio un salvataggio così in caso ho l'Union Berlin da prendere. Anche l'Ajax è molto bella come squadra. L'Ajax sarebbe una squadra perfetta per Ildiz. Il problema è che se vado all'Ajax, mi prende poi l'Ajax. Faccio un altro salvataggio, va. Ok, non sono arrivate altre offerte, raga. Quindi ho ricaricato il salvataggio. Andiamo a venderlo all'Ajax, sperando che si possa in qualche modo andare all'Ajax. Se no mi invento qualcosa, raga. Ora vado a fare gli obiettivi, le cose per alzare la barra, e ci vediamo direttamente ad ottobre, quando arrivano le offerte. Intanto Ildiz è andato all'Ajax. Questa è la prima cosa che dobbiamo sapere. Allora, ragazzi, sono successe tante cose. Praticamente ho accettato l'Ajax, ma Ildiz non trovava l'accordo con l'Ajax. Quindi ho ricaricato il salvataggio e ho accettato il Benfica, che mi sembrava un'altra squadra dove potesse crescere bene. Accetto il Benfica, niente raga, ho risimulato 5 volte, cioè ho ricaricato il salvataggio 5 volte, ho fatto tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, non è mai arrivata un'offerta dal Benfica. Quindi ho avuto l'idea di genio: andiamo all'Atalanta, siamo a gennaio, compriamo Ildiz e facciamo finta che Ildiz sia stato comprato dall'Atalanta. Tanto l'offerta poteva arrivare anche dall'Atalanta, è una cosa abbastanza realistica per il percorso che sta facendo. Poi l'Atalanta è una squadra che crede nei giovani, quindi adesso compriamo Ildiz. Questo è il piano. Adesso vi faccio vedere dov'è Ildiz, raga. Cioè, quanti soldi abbiamo però, aspettate. Sì, 68 milioni, bene. Vi faccio vedere dov'è Ildiz. Guardate, dovrebbe essere al Benfica in teoria. Kenan Ildiz, eccolo qua, 22 anni, AT al Benfica. Niente raga, vogliono 5 milioni, compriamolo, che vi devo dire. Non sapevo come fare, sennò. Allora, io non so neanche chi abbiamo in squadra, quindi vabbè, gli offro 10 milioni per non saperne leggere né scrivere. Ok, prendiamoci Ildiz. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta a fargli cambiare squadra. È stato molto complicato, ma finalmente in una squadra dove può esprimersi al meglio. Stipendio ti do 50.000. Perfetto. Oh, benvenuto Ildiz. Ora vediamo che squadra abbiamo attorno. Essendo che è stato un po' un trasferimento complicato, direi che vado anche un po' a mettere a posto la squadra. Di solito non lo faccio al primo anno in una squadra, ma qua siamo a gennaio, abbiamo dovuto comprare Ildiz, quindi qualcosa mi invento, raga. Allora, vediamo com'è conciata l'Atalanta dopo tutti questi anni. Intanto mi piace perché hanno questo modulo dove in realtà se noi abbassiamo un po' lui, anzi facciamo direttamente che uno dei due mettiamo a T. Non si può? Ok, niente, mi piace niente, devo cambiare modulo già, fantastico. Cambiasso c'è! Ildiz ritrova Cambiasso. Allora, Ildiz lo mettiamo qua e dovremmo fare in modo di fare a T. Cambiamo modulo decisamente. Ho appena scoperto che c'è anche Sule. Vabbè raga, vado a fare un po' di calciomercato, obiettivi, cose, aggiusto la squadra e simuliamo questi 6 mesi a sto punto di Ildiz della sua quinta stagione. Non sapremo mai cosa ha fatto nei 6 mesi al Benfica, ma in realtà non è mai esistito, quella parentesi al Benfica. Ok raga, ho aggiustato un po' la squadra, a parte che sono tutti stanchi ed è bruttissima da vedere, ho fatto qualche acquisto, ho liberato spazio al nostro Ildiz, che purtroppo non è Veliz, anche se è il nome simile, ma Ildiz ha 76 di overall, Veliz 85, non so perché siano stanchissimi, lo scopriremo a breve. Ho liberato un po' gli esuberi e adesso raga, non vi dico che facciamo il recap a metà stagione, voglio solo vedere come è messa l'Atalanta e poi andiamo fino alla fine. Beh, 11° posto, abbiamo scelto la squadra giusta, devo dire. Saremo in qualche coppa europea? Mi sa di no. Vabbè, lo scopriamo dal calendario. Vediamo se siamo in qualche coppa europea. Sì, forse siamo in Europa League. Non so se ci siamo ancora, ma eravamo in Europa League. Ecco, mettiamola così. Europa League? Ci siamo ancora, però abbiamo beccato il Liverpool. Ci vediamo a fine stagione, raga. Dai, Kenan Ildiz, io credo in te. Allora ragazzi, è terminata in questo momento la stagione numero 5, la prima di Ildiz all'Atalanta. Vediamo un po' com'è andata. Partiamo dal campionato, 6° posto, ci siamo qualificati almeno per qualcosa, non so se Europa League o Conference, ma va bene. Il primo anno era di ambientamento, Supercoppa non penso che ce l'avevamo. Oh, ce l'avevamo, siamo usciti col Milan, vabbè, non importa. Coppa Italia, ottavi di finale. Avevamo l'Europa League, com'è andata con Liverpool? Male, siamo usciti, ma era un anno di ambientamento. Vediamo com'è andato però Ildiz. Dai, il primo anno dove hai fatto bene, Ildiz, ti prego. Ordina per gol. No, mi sono confuso con Veliz. Ildiz, vabbè, oh, più 3, continua a crescere, 22 presenze, 8 gol e 7 assist. Raga, piano piano, sta ingranando, ha solo 23 anni, eh. Vabbè, ma qua ci mette tantissimo, ma non importa, crescerà, fidatevi, è un po' buggata sta cosa. Calma. 23 anni, 8 gol, 7 assist e 22 presenze, la sua quinta stagione, trofei 0. Ma adesso, nella 6ª stagione, che sarà l'ultima di questo video, sarà la prima vera di Ildiz da protagonista in una squadra affermata,
con comunque una squadra costruita attorno a lui. Quindi andiamo con la sesta stagione. Vamo! Eccoci qua con la sesta stagione. Ragazzi, sì, non è che state sognando, non è un errore. Cioè, in realtà vi devo spiegare cosa è successo. Siamo di nuovo alla Juve. Immaginatevi che Yıldız è andato via dall'Atalanta e è andato alla Juve senza un motivo logico. Adesso proverò a spiegarvi il perché, raga. Allora, questa parte finale, la parte 6, quindi la stagione numero 6, scusate, ve la sto registrando addirittura il giorno dopo, perché ho passato tutta la notte a cercare di risolvere il problema che si è creato. Adesso ve lo faccio apparire qua a schermo. Cosa succedeva? Che io, dopo aver finito la stagione con l'Atalanta, la quinta, quella che vi ho fatto vedere, avrei dovuto iniziare la sesta sempre con l'Atalanta. Fin qui tutto bene. Volevo farvi la stagione numero 6 con l'Atalanta per poi chiudere la prima parte del video e iniziare poi le altre 5 stagioni all'Atalanta per la seconda parte, la parte finale. Cosa è successo? Che io ho iniziato la sesta stagione con l'Atalanta e non so per quale motivo, raga, ve lo giuro, appena andavo su gestione squadra, lo state vedendo adesso qua sotto, e poi facevo una modifica o anche semplicemente uscivo, mi chiudeva il gioco. Cioè, una roba senza alcun senso. E soprattutto mi aveva sballato tutto quanto. Cioè, tutta la formazione era sballata. C'era Yıldız che era messo terzino, Sule che era messo difensore centrale, cose varie. E io non potevo fare nulla. Raga, ho passato tutta la notte a provare a risolvere. Ho anche preso il salvataggio precedente, quello che avevo, perché io all'inizio di ogni stagione faccio un salvataggio in caso che succedano queste cose. E ho provato, invece che andare all'Atalanta, quando ero alla Juve, andare, che ne so, ho provato ad andare in Francia, in Germania, in Olanda. Ho provato in mille squadre diverse. Ho detto, magari l'Atalanta che è buggata. No, raga, in ogni modo, ovunque andavo, poi iniziavo la stagione numero 6, aprivo la formazione, era tutta sballata e non potevo più uscirci, perché se uscivo, facevo così, mi chiudeva il gioco. Quindi l'unica soluzione è stata un passaggio un po' inventato di Yıldız, che all'inizio della sesta stagione torna alla Juve dopo l'esperienza all'Atalanta. Regà, non sapevo cosa fare, vi giuro. Sono stato disperato, ho pensato pure di dover annullare il video. Ho detto, lo finisco qui il video perché non c'è modo. Quindi, adesso, torniamo a noi. Siamo alla sesta stagione con Yıldız, che dopo una parentesi Atalanta, in un modo o nell'altro, è tornata alla Juve. E adesso siamo al primo luglio della sesta stagione. Quindi almeno con la linea temporale ci siamo. Dovevamo essere alla sesta stagione, siamo alla sesta stagione. Ora quello che faremo cos'è? Io non so neanche se venderlo Yıldız. Cioè, la mia idea sarebbe di vendere Yıldız, però ho paura che se vendiamo Yıldız, raga, cosa succede? Succede la stessa cosa che era successa con l'Atalanta. Io in ogni caso ho il salvataggio in caso. Dunque, noi mettiamolo in vendita, perché non ha molto senso che sia la Juve. Se arrivano offerte da squadre in cui noi poi possiamo andare, lo vendiamo. Se no, ci facciamo la sesta stagione alla Juve e poi l'anno prossimo lo vendiamo. Raga, sta carriera di Yıldız è un po' un disastro, però va bene così. Quindi, ora io vado a fare gli obiettivi, vado a fare tutte le solite cose e nel mentre vi aggiorno se arriva qualche offerta per Yıldız. Se no, ci vediamo direttamente poi per simulare la sesta stagione di Kenan Yıldız. Per ora 77 di overall, eccolo qua, proprio lui, 23 anni, 77 di overall, non sta facendo benissimo purtroppo perché è stato troppo sballottato, ma vediamo. Io vorrei solo farvi vedere, raga, che arrivano offerte per tutti quanti, ma l'unico che abbiamo messo in vendita, ovvero Yıldız, non ce lo cacano. Io non so se riusciremo a portare a termine queste 10, anzi 11 stagioni di Yıldız, davvero è più complicato del previsto, perché non si sa, mi stanno pure per esonerare. Niente raga, siamo praticamente al 15 agosto, ancora neanche un'offerta per Yıldız, a sto punto magari mettendolo in vendita si bugga, quindi togliamo dalla lista di trasferimenti, vediamo che succede, se no ci facciamo il sesto anno alla Juve raga, non succede nulla, magari è l'anno della svolta, dai. Ok ragazzi, siamo arrivati all'1, ovviamente non è arrivata neanche un'offerta per il nostro Yıldız, che quindi è pronto ad iniziare questa sua sesta stagione. Tra l'altro, cosa che mi sono dimenticato di dirvi raga, alla fine della quinta aveva 78, adesso aveva 77, perché nei mille caselli che sono successi, nei mille salvataggi che ho ricaricato per salvare questo video, è salito di uno in meno, ma poco conta raga, tanto è ancora una promessa, pronto per giocare, forma fisica al massimo, lucidità a 95, dovrebbe essere titolare in realtà raga, perché cioè non c'è nessuno che gli può rubare il posto. E quindi andiamo fino al 1 febbraio della sua sesta stagione, il ritorno in bianco nero, così inaspettato. Ci siamo, 1 febbraio, io voglio sperare in bene davvero, perché non so più cosa fare. Yıldız, devi stare giocando, ti prego. Primo posto in campionato, molto bene. Supercoppa, io vabbè, meno male che l'abbiamo persa, perché non so neanche se l'anno scorso eravamo arrivati veramente primi nel video che vi ho fatto vedere, cioè nella parte che vi ho fatto vedere. Siamo usciti agli ottavi dalla Coppa Italia, 3-0 con l'Udinese, bene. Però siamo passati in Champions e siamo contro il PSG, essendo passati al primo posto con tutte vinte. PSG, ok, va bene. Ora il momento della verità. Kenan Yıldız, cosa sta combinando? Oh, cioè, allora, almeno le ha giocate tutte, poi rimane uno scarsone. Perché 33 presenze, da seconda punta non puoi fare 2 gol e 2 assist. Caro mio amico Yıldız, però, ci sono dei margini, più uno di overall. Ma a me è venuto un dubbio, raga, a sto punto, no?
Tanto dobbiamo provarle tutte, è giovane, ma a diventare attaccante quanto ci mette? No, ci mette troppo. Il mio dubbio rimarrà un dubbio per sempre. E allora continuiamo a credere in Yıldız, facciamo questi ultimi 6 mesi di Yıldız in questo video e poi raga, nella seconda parte che vedrete domani vi faccio la parte finale della sua carriera, le ultime 5 stagioni, sperando che cresca un po', perché qua davvero io sono disperato. Vabbè, andiamo a fine della 6ª stagione, sperando non si buggy. Guardate! Non so che dire! Che poi stavo pensando che in tutto ciò io non so neanche se nella 5ª stagione, quella che noi abbiamo fatto all'Atalanta, la Juve era veramente arrivata nelle prime 4. È un mistero che scoprirò quando riguarderò il mio video. Scusate, ma sono dei compromessi che ho dovuto fare per riuscire a portare a termine questo video. Intanto siamo usciti dalla Champions contro il Benfica, quel Benfica dove Yıldız ha fatto 6 mesi, ma non abbiamo mai saputo com'è andato. Ma questa è un'altra storia, questa è un'altra storia. Bene, è praticamente finita la stagione, speriamo di aver vinto almeno lo scudetto, che è l'unica cosa che ci meritiamo, è l'unica cosa dove davvero dovevamo esserci. No, vediamo dopo come siamo andati, scusatemi. Classifica, olè, 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 un altro trofeo per Yıldız e negli altri eravamo usciti da tutto. Champions League, vi faccio vedere, siamo usciti contro il Benfica che poi ha perso col Borussia, Barça Real in semifinale, Real Borussia in finale. A noi però interessa Yıldız, era 78 a metà stagione. Io credo nel cuore delle carte, Kenan, fammi sognare. È rimasto 78, 2 gol e 5 assist. Io non so più a quale santo appigliarmi per questo giocatore, perché mancano ancora 5 stagioni ragazzi. Io vorrei venderlo in qualche modo, secondo me Yıldız ha bisogno di andare in una squadra un po' più scarsa per provare a far qualcosa, solo che è un'impresa davvero impossibile. Adesso io ci provo raga, io ci provo. Intanto questo video termina qui, quello delle prime 6 stagioni, e domani vedrete quello delle ultime 5, sperando che non siano tutte la Juve con Yıldız che fa 2 gol all'anno, perché sennò davvero è un disastro. Cioè Yıldız bocciato per ora, bocciatissimo. A domani raga. Ragazzi scusate, il Venom del futuro che vi parla, questa in teoria doveva essere la 7ª stagione, perché avevo iniziato a registrare il video della parte finale, quello che dovevate vedere domani, ed è arrivata l'offerta per Yıldız dall'Atalanta, quindi io l'ho accettata, ma proprio l'offerta, dopodiché sono andato fino ad ottobre e ho accettato l'offerta dell'Atalanta come allenatore. Fin qui tutto bene, ero contentissimo, stavo registrando il video, ma guardate cosa succede ogni volta ragazzi che cambio squadra, rosa, gestione squadra, mi sballa tutto quanto, premo cerchio, X e chiude il gioco. Io non posso portare avanti questo video ragazzi. In ogni squadra in cui vado ho provato anche, essendo che ho pensato magari l'Atalanta che è buggata, ad andare al Monaco, ad andare al Barcellona, ad andare in Premier League. Ho provato in 1000 squadre. Se in questa carriera, e io voglio sperare che sia solo in questa carriera, io cambio squadra come allenatore, quindi devo farlo per forza perché devo seguire il mio giocatore, mi si bugga tutto. Sostanzialmente non posso più entrare dentro il menu della squadra perché me la sballa tutta quanta e appena esco dal menu per fare salva fa quello che avete visto. Ora ve lo faccio rivedere ancora una volta. Guardate qua il salvataggio, entro dentro, la squadra è completamente sballata perché ovviamente avevo messo Yıldız davanti, avevo messo tutto a posto. Se io vado dentro per modificarla, guardate, me la fa vedere tutta. Yıldız tra l'altro è pure sparito, fantastico. In ogni caso facciamo cerchio, X e chiude il gioco. Io che devo fare ragazzi? Nulla. Io voglio sperare veramente che sia solo relativo a questa carriera, perché sennò è un disastro. Per questo motivo raga non ci sarà una parte 2 di questo video, perché non avrebbe senso. Cioè dovrei stare 10 anni alla Juve, ma non sarebbe una simulazione della carriera realistica per quanto riguarda Yıldız, e quindi vi beccate solamente la parte 1. Mi spiace raga, spero di risolvere per settimana prossima, perché come sapete ogni venerdì e sabato voglio portarvi la simulazione di 10 anni della carriera di un giocatore, ma questa volta purtroppo non mi è stato possibile e non volevo portarvi un contenuto noioso, perché stare 10 anni alla Juve, vedervi un video domani dove stava 5 anni ancora alla Juve non giocando e facendo male, non aveva senso. Serviva nuova aria, il gioco non ce l'ha concessa e niente ragazzi, quindi ci vediamo domani con un nuovo video che non sarà la carriera di Yıldız. Ciao.